non abbiate paura. Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo. Al, semplice, due lettere che dice un mondo di cose. Raccontaci il tuo mondo, Al. Innanzitutto avevano finito l'inchiostro, per quello Al, così abbiamo fatto più velocemente e più corto. Io arrivo dalla musica, nel senso che tanto tempo fa, 12 anni fa, feci addirittura Castrocaro. Ebbe un buon risultato, solo che poi la vita va come va. Tante situazioni diverse, anche un po' per la famiglia ed altro, ho dovuto purtroppo lasciare la musica. Ho conosciuto una persona grandissima che si chiama Arturo, che è il mio socio in altre situazioni, mi ha convinto a tornare a far musica. E tra le altre cose musica più che altro per gli altri, più che per noi. Infatti abbiamo avuto la fortuna di essere riusciti a trovare una struttura come la Terzo Millennio, che è una struttura che si occupa prevalentemente di Giovanni Paolo II, hanno tutti i diritti suoi, giù a Roma, e ci hanno dato la possibilità di fare questo disco, di produrlo, di promuoverlo, grazie anche a Filadelfo Castro, che è un chitarrista e un compositore musicale bravissimo. Siamo riusciti a fare questo primo singolo che si chiama Noi, vediamo come andrà. Cominciamo con il farti un in bocca al lupo grossissimo, uno per il tuo rientro e uno per questo singolo, logicamente. Adesso però entriamo nel tema della giornata, Giovanni Paolo II, un tuo ricordo del grande, grande Papa Giovanni Paolo. A dire il vero ne ho diversi, il primo è proprio la mia data di nascita. Sono nato lo stesso giorno che lui fu fatto Papa, quindi è una sensazione bellissima. In più un uomo che ha cambiato veramente la storia, perché non è stato solo una grandissima persona, un grandissimo politico e un grandissimo uomo, ha veramente dato una mano a tantissime migliaia, centinaia di persone. È riuscito veramente a fare dei numeri allucinanti, chiedere addirittura scusa per tutto quello che i cristiani fecero alle altre religioni. Un uomo unico, io veramente non sono del tutto religioso, anzi, però credo moltissimo nella sua figura, perché è stata una figura di rappresentanza per migliaia e milioni di persone e lo sarà ancora in futuro. Insomma, 26 anni di pontificato non sono cosa da niente. Assolutamente, lo stavamo dicendo poco fa, lo stavamo dicendo che molti di noi sono cresciuti con lui, perché sono nati con lui, e quando è venuto a mancare ci è mancata un po' la terra sotto i piedi, perché per noi era l'unico Papa. Io sinceramente, non è per essere patetici, ma ho pianto. Ero in Valtellina, ho sentito suonare le campane a festa e lì ho capito che purtroppo era veramente finita. Beh, era finita come persona terrena, cominciava invece il mito, cominciava, e penso che continuerà ancora per tantissimo, quasi non dico per l'eternità, perché comunque ovviamente purtroppo l'uomo ha una memoria fra virgolette molto corta, però ci ha dato tanto e soprattutto andando a leggere nei libri di storia ha cambiato molto il mondo. Ah, secondo me, tanto che non per fare veramente come dicevo prima i patetici, io avevo seriamente in passato l'intenzione, avevo pensato di tatuarmi Giovanni Paolo sul braccio, perché è una persona che anche leggendo proprio i suoi libri, le sue poesie, alcune addirittura ho avuto grazie a Don Giuseppe la possibilità di poter leggere in anteprima, ma era di una semplicità quasi imbarazzante, sembrava una persona comune, invece era veramente un uomo. Quando in Cracovia ci fu la guerra lui disse: io mi tolgo dall'investitura di Papa e vengo in prima fila. Cioè, non lo so. Sì, era, molti l'hanno definito il Papa della porta accanto, oppure addirittura il nonno della porta accanto, perché per noi è stato quasi un nonno, è stato. Ah, per me, poi ripeto, io sono proprio nato con lui, non ho visto altri papi. Questo è un papa, però Giovanni Paolo rimarrà per tutta la vita, almeno per quanto mi riguarda, il vero unico papa che la Chiesa abbia. Rimarrà comunque, sarà sempre un mito. Quello che stiamo chiedendo un po' a tutti, un aneddoto, un ricordo, qualcosa che ti è rimasto nel cuore di Giovanni Paolo II. Sinceramente il suo discorso d'inizio, anche se non l'ho visto in diretta perché ero appena nato anch'io, e rivedendolo nei vari special che poi giustamente ne sono seguiti, questa persona che arriva dal nulla e dice: se dovessi sbagliare mi scorriggerete, è stato il massimo. È iniziato veramente alla grande, iniziato. Grandissimo comunicatore. Spero veramente che nel mondo nascano altre persone come lui e che riescano ad avere la metà della metà di quello che ha fatto lui, che è veramente tantissimo. Se ci fossero più persone così saremmo tutti quanti, non dico meglio, ma di più. Assolutamente, sono d'accordo con te. Grazie Al per questa tua piccola testimonianza, un in bocca al lupo per il futuro e un in bocca al lupo per questa sera. Io farò una strage di lupi e vi ringrazio. Grazie a te.